Va ora in onda Viaggiare sicuri e informati ai tempi del coronavirus. Uno speciale di Radio ABM con i dati forniti da viaggiaresicuri.it. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Viaggiare sicuri informati ai tempi del coronavirus. Questi paesi che affronteremo nell'edizione di oggi, di venerdì 5 novembre 2021. Australia: dal 1 novembre i cittadini australiani e i residenti permanenti completamente vaccinati possono viaggiare all'estero senza bisogno di richiedere alcuna esenzione. Per viaggiare da e verso l'Australia bisogna mostrare prova dell'avvenuta vaccinazione effettuata almeno 7 giorni precedenti al viaggio internazionale con un vaccino approvato o riconosciuto dall'autorità australiana competente. Therapeutic Goods Administration, la sigla è TGA. Permane la necessità di ottenere un'esenzione alle restrizioni di viaggio per tutti i titolari di visto temporaneo, ad eccezione di coloro che rientrano nelle categorie esenti. Per l'elenco si rimanda alla sezione che trovate nel sito viaggiaresicuri.it. Continuano ad essere vigenti a livello statale misure restrittive all'ingresso e l'obbligo di quarantena per chi proviene dall'estero o da altri stati dell'Australia. Si invita a riguardo a verificare con il Consolato d'Italia di riferimento in funzione della destinazione. Cambogia: le autorità cambogiane hanno comunicato che è ora possibile per tutti i cittadini stranieri e per tutte le ragioni, incluso il turismo, entrare nel paese. È tornato possibile richiedere il visto online sul seguente portale www.evisa.gov.kh. Non è possibile invece richiedere il visto in frontiera. Coloro che hanno completato il ciclo vaccinale possono entrare in Cambogia osservando una quarantena di 7 giorni. Oltre al visto devono altresì possedere test Covid-19 negativo effettuato entro le 72 ore dall'arrivo in Cambogia, certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale e la data delle inoculazioni, prenotazione in uno degli hotel di cui trovate l'elenco al seguente sito www.ambangkok.esteri.it. Nel caso l'interessato non sia in possesso della suddetta prenotazione, verrà trasferito in una struttura di quarantena governativa e in frontiera verrà chiesto il pagamento di $1,000 a copertura delle relative spese. Assicurazione sanitaria che comprende copertura del Covid-19 che, per disposizione delle autorità cambogiane, deve essere acquistata al seguente sito www.fortinsurance.com/covid-19-insurance. Solo per coloro la cui tipologia di visto prevede il possesso di un permesso di lavoro valido, ovvero il work permit, questo può essere richiesto per la prima volta o può essere rinnovato se scaduto accedendo al seguente portale gestito dal Ministero del Lavoro cambogiano: www.fwcms.mlvt.gov.kh. Con questo paese è davvero tutto per l'edizione di oggi di Viaggiare sicuri e informati. Vi ricordo che le notizie sono aggiornate alla data odierna, ovvero venerdì 5 novembre 2021. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia, come sempre, di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Viaggiare sicuri e informati ai tempi del coronavirus, uno speciale di Radio ABM con i dati forniti da viaggiaresicuri.it.